È stato un Natale amaro per l'Oil and Gas a Ravennate. La multinazionale Schlumberger ha annunciato la procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori, di cui 7 sul territorio romagnolo. I sindacati auspicano l'apertura di un tavolo nazionale di confronto con i rappresentanti della società e le istituzioni competenti alla ricerca di soluzioni alternative positive. Il colosso francese non è il primo a lasciare Ravenna. La situazione, ripeto, è molto critica. Noi abbiamo già avuto 8 aziende, se non sbaglio, che erano uscite da Ravenna, di cui 5 purtroppo in procedura concorsuale, quindi o amministrazione controllata o fallimento. Quindi è una situazione che peggiora sempre di più. Questo, la Schlumberger, è l'ultima delle aziende che va via. D'altra parte, non si può pretendere che un'azienda rimanga a Ravenna quando abbiamo un governo che impedisce di fare attività in Italia. Dopo l'adozione del blocco a trivelle nel nostro paese, il trend sembra essere irreversibile, con le aziende che preferiscono abbandonare l'Italia verso altre mete. Se avessimo una politica energetica che dice: ok, non tiriamo fuori il gas italiano e lo sostituiamo con un'energia alternativa, sono d'accordo. Ma non produrre il gas italiano per andarlo a importare dall'estero, dove inquiniamo, perché per trasportarlo ne bruciamo una buona parte, costa di più, esportiamo valuta, non so, per me sembra darsi la zappa nei piedi.